Bene, allora ci troviamo questa sera al terzo appuntamento di questo ciclo Piccolo Teatro delle Arti e del Cuore, curato da Davide Rondoni che ha ideato un po' questo ciclo, che come sapete fa un po' il parallelo a un altro ciclo, quello di Cercatori di Infinito, e i due cicli, diciamo così, hanno a cuore tutti e due la ricerca del senso della vita, la ricerca del senso religioso che abita in ciascuno di noi. Nella presentazione, io già chiedo scusa agli ospiti, mi dilungo un po' di più nella presentazione di Mogol, perché il suo curriculum è talmente lungo che qualche nota va comunque detta, invece sugli altri sarò molto più sobrio. Allora, Giulio Rapetti Mogol è milanese e inizia la sua attività di autore nei primi anni 60. Nel 65 inizia la sua collaborazione con Lucio Battisti. Ha inoltre scritto canzoni per Mina, Celentano, Morandi, Cocciante, Vanoni, Tenco, David Bowie e tanti altri. A fine anni 60 fonda la casa discografica Numero 1, che ha venduto ben 523 milioni di dischi nel mondo. Nell'81 fonda la Nazione Italiana Cantanti, progetto che negli anni ha sostenuto molte iniziative umanitarie destinando l'equivalente di ben 100 milioni a iniziative benefiche a favore di bambini bisognosi. Nel 92 fonda nel comune di Avigliano Umbro, in provincia di Terni, il CET, il Centro Europeo Toscolano, un'associazione non profit che ha tre obiettivi: cultura popolare, medicina e ambiente. Nel 2016 viene candidato al Nobel per la letteratura e viene insignito del grado onorifico di commendatore dal Presidente della Repubblica Mattarella. Nel 2018 è stato eletto presidente della SIAE e dal 2022 è ancora della stessa organizzazione presidente onorario. È stato inoltre nominato consigliere alla cultura dal ministro della cultura San Giuliano. Visto che ci troviamo lo zecchino d'oro, chi ha scritto questa scheda ha ricordato che hai anche avuto una piccola partecipazione, perché hai scritto per lo zecchino d'oro Il piccolo indiano, proposta appunto di una canzone per lo zecchino d'oro. 50 anni fa. Posso sapere che anno era quando dice il 61. Qua, 71? 61. 61, ecco, allora sì, ho detto giusto. Quadra. Allora, con Mogol, due artisti. Chiedo scusa a loro se non leggo anche per loro, che è un curriculum molto prestigioso, ma non voglio rubare tempo alle chiacchiere e alla musica di questa sera. Giuseppe Barbera, pianista, arrangiatore e compositore, e Massimo Satta, chitarrista, compositore e arrangiatore. Grazie. Se ho ben capito, siete nati nell'ambito del CET con Mogol, quindi sì. Siete la documentazione della validità di questa scuola. Sono i primi allievi. Bene, Davide Rondoni, poeta e scrittore, fondatore di questa nostra iniziativa e conduttore della serata. Buon ascolto. Allora, buonasera a tutti. Io darò il là a alcune riflessioni che Giulio vorrà fare, essendo diventati amici un po' di tempo fa. Facciamo due cose molto diverse, nel senso che lui fa molti soldi, io no? Non scherzo. Se lui fa la canzone pop, che è una cosa molto bella, uno dei più grandi autori di canzone, quindi sapete che è un'arte molto difficile. Difatti di Mogol ce n'è uno, non è che ci ricordiamo tanti autori di canzoni in Italia, pur essendoci un patrimonio sterminato di canzoni. Vuol dire che un autore si attesta come importante grazie all'arte che ha avuto. Sono due arti diverse, la poesia e la musica, perché io non posso scrivere una poesia scrivendo amore, cioè, il rapporto col ritmo è completamente diverso. Hanno alcune cose comuni, ovviamente, le metafore, la poeticità del linguaggio, la capacità di esprimere emozioni e di guardare in profondità la vita, ma tecnicamente, cioè artisticamente, sono due cose completamente diverse. Lo voglio ricordare, poi magari ne riparleremo dopo, una sera parlando con un altro amico, un grande amico sempre di questo ambiente, che era Lucio Dalla, e lui diceva: tu devi fare delle belle poesie, delle belle canzoni. E non sopportava molto quando qualcuno diceva: lui sei un poeta. Dice: no, io faccio delle belle canzoni. Certo che ci può essere della poesia nella canzone, ma è un'arte diversa. E giustamente si arrabbiava un po', perché sembrava che per fargli un complimento
gli dicessero che lui era bravo in un'altra arte, come, e mi diceva, come se te dicessero che siccome sei un bravo poeta sei un ballerino, non funziona. Allora lo dico perché non faremo una conversazione di natura tecnica, ovviamente siete tutti qui per ascoltare l'esperienza di Giulio, quindi io gli darò il là su alcune cose. La prima cosa che voglio chiedere però ha a che fare un po' con l'esperienza dello scrivere, dell'essere autore di canzoni, dell'essere un autore con una grande capacità di poesia come nel suo caso. Intanto una domanda che forse molti si chiedono, te l'hanno appena fatta anche qui fuori, come fai tu a scrivere una canzone? Se potessi descrivere per quello che si può, cosa succede nello scrivere una canzone? Come lo racconteresti? Allora, lo racconto nel modo in cui avviene, perché non riesco anche a immaginare un altro modo. Io ascolto la musica e cerco di capire cosa sta dicendo. Sembra una cosa quasi incredibile, però è così che funziona. Io ascolto la musica e cerco di capire cosa sta dicendo. Per esempio, facciamo un caso per entrare subito in tema, no? Qui leggo emozioni. Io ho sentito Lucio cantava in finto inglese, suonava la chitarra e cantava in finto inglese, perché non essendoci le parole, un po' come faceva quel comico a Shawana Ganasha, ti ricordi? Alberto Sordi, no? Quando faceva, si inventava l'inglese. E stavo ascoltando il suo dischetto che aveva inciso e ho scritto in 20 minuti, sono entrato dentro in questa musica e ho scritto emozioni. In 20 minuti ho scritto tutta la prima parte. Stavo per entrare con entusiasmo nella seconda, perché io ero in giardino, perché avevo una villa in Brianza, in mezzo ai boschi, e nel giardino della casa era separato, c'era uno studio con una porta, era un solo locale, ero solo, ed ero entusiasta di continuare. Quando venne a trovarmi, entrò mia moglie e mi disse: guarda Giulio, dobbiamo andare. E io di colpo mi ricordai che avevo promesso di portare i bambini e lei dai genitori di mia moglie che abitavano in Piemonte. Io avevo una 500 giardinetta, i bambini erano già seduti nel sedile dietro e non potevo esimermi di... non potevo, però ero talmente dispiaciuto di non poter continuare che proprio ho fatto fatica a salire, l'ho fatto per dovere, perché capivo che era immorale fare buttare per aria tutto. Per cui mi sono seduto sulla giardinetta, i bambini erano seduti dietro, mia moglie si è seduta di fianco e ho cominciato a fare la strada. Ma io ero non a Milano, ero a nord di Milano, per cui ho dovuto cominciare a prendere la strada piano piano, ma la mente non andava via dalla canzone. Allora, non avevo la musica per sentirla, non la potevo risentire. Avevo solo, ricordavo a malapena il testo che avevo scritto, la prima parte. Allora ho cominciato a pensare alla prima parola, alla prima frase che avevo detto, poi alla seconda, perché alla terza, alla quarta, e ho cominciato a cercare di imparare a memoria quello che avevo scritto. Poi, sulla prima frase, avevo la metrica, quindi ho costruito una prima frase che era la seconda parte della canzone. Insomma, 2 ore e mezza ci ho messo di macchina. Non c'era l'autostrada dei fiori, non c'era Milano-Genova. Per cui ho attraversato Pavia, tutto. Una cosa incredibile, sempre con la mente occupata alla seconda riga, alla terza riga, alla quarta. Ero esausto. Dopo 2 ore e mezza sono arrivato a Silvano d'Orba,
a 4 chilometri da Ovada, quindi stiamo parlando, capito, Piemonte. E sono arrivato in questa villa, sono salito di corsa le scale con in mano una penna e un pezzo di carta, mi sono buttato sul letto e ho scritto come un matto tutto quello che... E mi sono ricordato di tutto, l'ho riletto, ho tirato un sospiro di sollievo enorme e avevo scritto la seconda parte della canzone. La prima 20 minuti e la seconda parte 2 ore e mezza. Guidando. Adesso ve la facciamo sentire da due artisti bravissimi. Allora, vi avviso quando comincia la seconda parte, quella okay, che ho scritto in mezzo. Ok. Grazie. Prima di ascoltare le altre tre canzoni del primo blocco, ti volevo chiedere, qui in questa canzone, che è un testo meraviglioso, dici: c'è qualcosa nella mente mia che nella tua non c'è. Sì, allora, questa giusta obiezione, perché sembra quasi scortese, però la verità è che io stavo parlando a mia moglie perché ero entusiasta di quello che avevo già scritto e lei stava preparando la minestrina per i bambini e mi diceva sì, dimmi, sì, 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 sì. Quindi non c'era nessun ritenere non è lei non all'altezza, è che lei stava pensando ai bambini e da qui è nata poi questa giusta osservazione che ha fatto Davide, che dà l'impressione di una scortesia, però in realtà non c'era questo malanima, capito? C'era da fare la signora, era che effettivamente non l'ascoltava perché stava preparando la minestrina per i bambini. D'ora in poi, quando sentirete emozioni, sentirete un odore di minestrina. Meraviglioso. Abbiamo rovinato per sempre l'ascolto della canzone. Vabbè, dai, ci abbiamo oppure è un omaggio a tutte le signore che possono non ascoltare d'ora in poi. Però per questa volta è andata così, però non è giusto che loro cantino, io mi metterò a cantare e voi state zitti. Certo, adesso le prossime allora, le cantano anche loro. Prima di tutto sappiate che io sono un tecnico della salute, lui lo sa, ho scritto un libro che si chiama La Rinascita, che dice tutto quello che fa bene fa tutto quello che fa male, sia io lo dico, ho 88 anni, fra 2 anni ho 90 anni. No. E ho passato la vita a studiare questo argomento di come si fa a star bene, a non a invecchiare il meno possibile, cosa mangiare, quanto è importante la mente che governa tutto, anche la salute, e c'è scritto tutto in grande, tutto in grande. E adesso è uno dei libri più venduti in Italia e forse fra poco anche in Europa, perché ho parlato con il presidente della Dante Alighieri e gli ho detto di trovarmi degli editori in tutto il mondo, perché mi pare una cosa bella non ammalarsi, no? Perché è possibile, è una cosa possibile, basta capire bene cosa bisogna fare o non fare, eh? Allora, una delle cose che fa veramente bene, ma veramente bene, è cantare insieme, ecco. Cantare insieme. Volete star bene quest'anno? Cantiamo. Vediamo se la conoscete. Vediamo se la conoscete. Non sarà un'avventura,
non può essere soltanto una primavera. Questo amore non è una stella che al mattino se ne va. Oh no 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 no. Non sarà un'avventura questo amore fatto solo di poesia. Tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi miei avranno luce per guardare. Sarà domani e sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura. Belle voci, complimenti. Attenzione che all'orecchio, se qualcuno allora, può farsi avanti. Adesso vi facciamo ascoltare una canzone che ho scritto recentemente ed è una canzone che ho vissuto, nel senso che io ho più di 30 anni, sono più anziano di più di 30 anni di mia moglie. E mi è capitato di pensare, mentre lei dormiva, al fatto che io non ci sarò più. È una cosa normale il fatto che non siamo immortali, non siamo immortali, no? E per cui mi è venuto fuori di dire delle cose che adesso sentirete. La canzone si chiama Dormi amore, mia moglie stava dormendo e io ero col pigiama di fianco alla finestra e fuori c'era notte. Adesso l'ascoltiamo, poi ti chiedo una cosa su questa canzone. Questo gran silenzio quasi fa rumore. Sono ancora sveglio e sto ascoltando il cuore. Fuori nell'immenso domina la notte, mentre i miei pensieri fanno ancora botte. Guarda... Dedicata a Daniela, che ringraziamo perché è un po' anche merito suo se siamo qui stasera, ha propiziato questo incontro
Viene cantata, la trovate cantata da Celentano questa canzone meravigliosa. Ti voglio fare una domanda anche un po' personale su questo, perché tu dici appunto, sei sicuro che ci sarai in qualche modo, provi a dare certezza a questa persona che ami, ed è quello che tutti vorremmo fare con le persone che amiamo, trasmettere certezza, speranza. E sicuramente non sono né la fama né i soldi che possono assicurare questa certezza e questa speranza. Su cosa si fonda il fatto che queste parole non siano solamente un sogno o un delirio, ma una cosa che credi veramente? Beh, io le ho pensate. E le ho pensate e credo che siano anche coerenti, logiche. Sia la preoccupazione non è su di me, che ormai non ci sarò più, è per lei che sarà da sola o con qualcuno. Comunque vorrei prima di tutto fare complimenti a questi bravissimi strumentisti. Grazie Giulio. Grazie Massimo mille. Satta e Giuseppe Barbera, no? Che sono stati anche bene. È stato bravissimo anche per come ha cantato, oltre ad essere bravi loro due, perché sono due grandi strumentisti. E poi devo dire che la musica di Gianni Bella è proprio insolita, è un grande. Mi dispiace solo che Gianni Bella ha avuto un ictus che gli impedisce anche di parlare, poverino. Ma ha degli occhi che parlano. Sì. Ha degli occhi azzurrissimi che Lucio parlano. Lucio è morto. Adesso sto lavorando con Cocciante, sto facendo una cosa molto impegnativa. Segreta, sarà segreta quasi. No, lo posso dire, la storia di San Francesco. E la storia di San Francesco è di Chiara. La storia della loro vita. Lui ha scritto una grande opera che Cantico delle creature. A proposito di speranza, di certezza. Sì. Queste sono figure che danno certezza e speranza. È stato un successo mondiale. Quando Cocciante ha fatto Notre Dame di Parigi, in tutto il mondo, in Cina, in tutto il mondo. E stiamo lavorando e sono molto contento di quello che stiamo facendo. Vedremo cosa viene fuori. Adesso ascoltiamo un'altra canzone, che è tra le più belle. Io vorrei... Non vorrei. Ma se vuoi. Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. Ed allora solo oggi non farnetico più, a guarirmi chi fu, ho paura a dirti che sei tu. Ora noi siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio, torno già. Stese azzurre e le verdi terre.
discese. Dove vai quando poi resti sola? Senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto così ampio. Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei. Io la morte abbracciai, ho paura a dirti che per te mi svegliai. Oramai fra di noi solo un passo, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Come può uno scoglio arginare chiederti una cosa, Giulio, a partire da questa canzone, che ricantandola insieme uno magari fa anche più attenzione alle parole rispetto a quando si ascoltano, e devo dire che è una canzone dove ci sono delle cose anche strane, queste stalattiti, il tempio, cioè uno in genere ha un'idea delle canzoni come se fossero cose facili, no? Più facili, e abbiamo molto spesso, e questa è la domanda, un'idea della, o ci mettono in testa un'idea della cultura pop come se il pop fosse basso. Io ripeto molte volte che la cultura italiana invece non è divisa tra alto e basso. Cioè Dante Alighieri è il più alto dei poeti ma anche il più popolare dei poeti, San Francesco è il più alto dei santi ma anche il più popolare. C'è l'Italia, la cultura italiana, anche perché è cristiana, non solo latina, eccetera, unisce l'alto basso, cioè il pop non è il basso, è la capacità di unire l'alto e il basso. Allora, però io volevo chiedere con te, cosa vuol dire la canzone pop? Tu che sei uno dei maestri della canzone, cosa vuol dire nella tua idea il pop? Pop è popolare. Popolare vuol dire qualcosa che arriva a tutti. Allora, fondamentale per alzare il livello della gente. Perché se qualcosa che arriva a tutti, qualcosa che la gente impara a memoria, qualcosa che la gente apprende e gli rimane dentro, vuol dire che può un pop di qualità può aiutare molto ad alzare il livello della gente. Di questo sono sicuro. E questo è molto importante. E per quello che
si fa molto spesso manifestazioni, le fanno solamente per augurarsi il plauso della gente, senza pensare al fatto invece che ci sia proprio della cultura importante, perché la cosa più importante è proprio scrivere delle cose in modo che possano aumentare il livello culturale della gente. Quindi il discorso fatto solo per cercare di sfruttare, hai capito? Sfruttare l'audience e far vedere che c'è tanta gente che guarda, non può essere la finalità, l'unica finalità. Questo è stato un errore che è stato fatto tante volte. Questo è molto importante come concetto, perché oggi viviamo una grande ambiguità su questo, per cui molte volte viene chiamato pop semplicemente quello che è trash, cioè quello che in qualche modo è facile, sì, e solletica le cose, ecco, più no, elementari. No, è sbagliato. Sono due cose ben diverse. Popolare è una bella parola, certo. Popolo, nostra, è una parola nostra. Bene, proseguiamo col secondo blocco di canzoni. Iniziamo con una che è quasi un classico, che è Anche per te. Anche per te parla di tre donne. Una è una signora anziana che oramai vive solamente per andare a messa, prega e vive da sola in casa. Una è una prostituta che invece va in giro di notte per guadagnare i soldi per portarli a casa ad un uomo che non gli interessa tanto di lei e che sta dormendo. E infatti dice, aggiunge ancora un po' d'amore a chi non sa che farne. E l'altra è una ragazza madre che è rimasta senza il papà. Praticamente ha vissuto un giorno d'amore ed è adesso sola con il suo bambino. C'è una canzone che vorrebbe, c'è del dispiacere di non poter fare qualcosa per tutte e tre. Si sente che c'è anche nelle parole un dispiacere, perché il nostro scopo, Gesù Cristo ce l'ha insegnato, è quello di aiutare gli altri, e quando non si può aiutarli ci dispiace tanto. Anche per te. Già prepari il tuo caffè, che ti vesti senza più guardar lo specchio dietro te. Questa è una canzone di grande finezza, secondo me. Se si può usare un aggettivo, una canzone di una grande finezza, questa qui. C'è una finezza sentimentale dentro, enorme in questa canzone, questa attenzione, questa donna che si veste tenendo lo specchio alle spalle. Cioè, questa è un'immagine molto fine, no? La prossima canzone invece è Una giornata uggiosa. Cosa avevi quel giorno? Cioè, allora, sapeva anche c'è la moglie che non ascoltava, era quell'altro. Una giornata uggiosa. Allora, innanzitutto cominciamo col dire una cosa, che ho incontrato subito l'editore e tutti i miei amici che mi dicevano, ma cambia, non dire uggiosa, non lo sa nessuno cosa vuol dire uggiosa. E io, ma io a casa mia mamma mi usavano questo termine. No, io voglio tenerlo. Allora, sembra una cosa impossibile, però è successo 2 anni fa che io ho visto un benzinaio. È venuto e ha detto, ammazza, che tipo zotico, che totti. E poi ho guardato in giro e ho detto, oh, è una giornata uggiosa. Yeah! Io mi sono messo a casa. Yeah! È incredibile, ma ha restituito una parola. Una parola che è ritornata. Perché era uggiosa la giornata? No. Hai guardato intorno, allora, è una questione climatica. No, la giornata uggiosa, qui parlo
di tante cose in questa canzone. Parlo anche di momenti politici del nostro paese che ha vissuto dei momenti tremendi, perché quando c'è quel Capanna, ti ricordi che quando se uno non era comunista gli sputavano addosso, una cosa tremenda. Io avevo pensato di andarmene dalla Nuova Zelanda, di andarmene insieme a amici in Nuova Zelanda a vivere, perché c'erano le Brigate Rosse che ammazzavano, cioè era successo la fine del mondo. E poi una cosa che è stato scritto sul Corriere della Sera, che nella cova di Via Gradoli delle Brigate Rosse hanno trovato tutta la collezione di Battisti Mogolle, tutti i dischi. Anche i brigatisti hanno un'anima. Ho avuto un gusto questa qui. Anche i brigatisti hanno un'anima. Allora, ascoltiamo Una giornata uggiosa. Questa la sapete. È un po' più difficile da cantare, però. Comunque è molto, molto bella anche la ritmica. Questa è bella, musicalmente sì. Fantastica. Questa è musicalmente bella. Anche le altre non erano male, ma questa... Solo due, avete sentito? Sono o no fantastici? Sì, sì, saremo fantastici. Ma che cosa hanno scritto? Che cosa avete scritto, Giulio? Che bellezza, che bellezza. Bravi, davvero, ragazzi. Questa è la canzone... Che bello sentire la musica. Bella, questa è bellissima. La canzone più amata in Brianza, lì tra Desio, eccetera. Gli ha... Li hai schedati per sempre con Brianza velenosa, ma non si sono più rifatti. Velenosa perché c'è stata la diossina, sì, non ti certo, ricordi? Però in generale non è che... È velenosa perché era, c'è diossina, stato un sacco di morti, certo, certo. E la gente fuggiva via, non è che la Brianza era una delle più belle regioni del mondo. Una volta. Sì. Vabbè, adesso ci sono tutti, gli stabilimenti, per forza. Comunque questa è una canzone molto bella, volevo solo far notare una cosa poetica, se vogliamo, sì. Che tutta, avete sentito, una canzone giocata sulla rima osa, rosa, uggiosa, poi c'è questo azzardo della sposa con le mutandine rosa, però è tutto giocato sull'osa, no? Cioè sulla, ed è molto interessante perché si vede una tessitura metrica e lessicale molto importante, cioè una canzone che sta su anche per questo, sì. Perché sai fare questi legami anche tra parole apparentemente lontane, no? Questa è una delle capacità delle canzoni. Adesso ascoltiamo una canzone molto bella. Arcobaleno. Allora, dici qualcosa, perché questa sì, è una canzone... vi dico la verità, perché a 88 anni non si raccontano bugie sull'aldilà, perché c'è non il rischio, ma può essere compromesso all'eternità. Quindi quello che dico, anche se vi sembrerà impossibile, è vero. Mi è capitata una... Stiamo parlando di tanti anni fa ormai. Venne la mia segretaria e mi disse: c'è una signora al telefono che vuole parlare con lei. Lei è una professoressa di italiano che lavora a Barcellona, in un liceo di Barcellona, e ha detto che lei è anche una medium. Quando ho sentito la parola medium mi sono alzato i capelli e ho detto: e vorrebbe parlare con lei. E io gli ho detto: no, no, lascia perdere. Gli ho detto: non voglio parlare. Ci siamo gol. Ha detto che lei ha avuto un incontro con Lucio Battisti, che era morto da tanto tempo. Poi mi sono fatto spiegare dove è stato questo incontro. Lei ha detto: nello specchio del bagno. Allora avrebbe ricevuto questo messaggio da Lucio Battisti che le ha detto: guardi, cerchi di fare di tutto per favore per contattare Mogol e digli di scrivere una canzone intitolata L'arcobaleno, che è il ponte fra i vivi e i morti. Io
quando lei è venuta a parlarmi di questa cosa, ho detto, ma non scriverò mai. Ho raccontato questa storia a una mia amica di Como, la quale dopo una settimana mi ha mandato un fax con una rivista come fosse l'Espresso, per dire, però era meno famosa, con una copertina, Lucio Battisti, sopra un arcobaleno. E dentro un altro fax con un articolo. Io non ho fatto un sogno, io ho vissuto questa notte, era il direttore. Lucio Battisti è l'arcobaleno. E non posso fare a meno di fare questa copertina. Mi sono informato. Questo signore si chiama Giulio Caporaso. Siamo diventati amici, ha scritto anche un libro, Il potere dei morti. Praticamente lui ha vissuto, ha scritto non un sogno, ma come se avesse vissuto questa cosa veramente. E io mi sono informato, è un cattolico fervente che ha visitato tutte le associazioni religiose cattoliche nel mondo. Un messaggio di due persone che non si conoscevano e che dicevano la stessa cosa. Io mi sono messo, avevo un incontro con Celentano e Gianni Bella, perché Celentano sentiva le canzoni che aveva fatto Gianni Bella e io poi scrivevo i testi e lui le cantava. E allora ho avuto questo incontro e ho detto, io scrivo sui testi, sulle musiche, io prima ricevo la musica e poi scrivo le parole. In questo caso, quando mai ci sarà qualcuno che mi porta una musica che sembra che arrivi dall'aldilà? Gianni Bella si è alzato, si è camminato verso di me e mi ha detto, Giulio, questa volta non ho come le altre due o tre canzoni, ne ho solo una, la vuoi sentire? Era la musica dell'arcobaleno. Era la musica dell'arcobaleno. Ora, ditemi com'è possibile una coincidenza di questo genere. Io l'ho presa, e siccome ero andato con questa ragazza di Como, l'ho messa, gli ho detto, metti la cassetta mentre andiamo, io guidavo la macchina. E siamo arrivati a Milano, perché Celentano abita vicino a Como, e ho preso l'autostrada e ho detto, metti la cassetta che vedo di se mi viene fuori qualche cosa. 15 minuti dopo avevo dettato il testo, l'ho dettato tutto. Se ci pensate, in 15 minuti. E allora cosa ho pensato? Che mi è stato dettato, perché in metrica, tutto scritto, eccetera, eccetera, è qualcosa che sembra impossibile. Però c'era una cosa, è successa una cosa ancora più grande e più incredibile ancora, perché io leggendo il testo c'era una cosa, l'arcobaleno è il mio messaggio d'amore, può darsi un giorno ti riesca a toccare, come fa a toccarmi l'arcobaleno, ho detto, questa è una scemenza, la devo cambiare. Allora ero un po' contento di aver scritto questo testo bellissimo che secondo me mi hanno dettato, però ero anche, che avevo capito che devo cambiare quella frase perché non aveva senso. Allora ho telefonato a Celentano, gli ho detto, guarda, ti ho mandato il testo ma c'è una frase che la devo cambiare, e gli ho spiegato qual era. Per una settimana ho cercato di cambiare quella frase. Non sono riuscito per una settimana. Pensate lo smacco che avevo di non essere riuscito. Scrivo un testo in 15 minuti e non riesco a cambiare una settimana quelle parole. Ero andato sempre con questa ragazza di Como, che è testimone, è viva, c'è, e ha visto. Tornando da Roma ero sconsolato, perché ho detto, guarda, come facciamo adesso? Non sono proprio riuscito, perché
Non posso lasciare quella frase. Mentre andavamo sull'autostrada, lei si è messa a gridare: guarda Giulio, sulla destra, dopo Sette Bagni, c'era la campagna. Noi andavamo e la campagna era a 3 metri da noi. C'era, lei mi ha mostrato, c'era un arcobaleno appoggiato sulla campagna, alto 80 metri, una cosa immensa, e appoggiato tutto e che andava per 400 metri. E io sono rimasto, ho lasciato l'acceleratore, lei si è messa a gridare, no che ci tamponano, si era spaventata, e mi fa vedere dall'altra parte, e c'era, continuava, questo arcobaleno continuava anche dall'altra parte, però non era così come fosse un muro, era diciamo più leggero, l'altezza era la stessa, i colori c'erano, però era più volatile, mettiamo. E siamo andati avanti e io sono rimasto molto colpito da questo fatto, ho ripreso, andavo piano come ero fuori di me proprio, e a un certo momento ha cominciato a piovere e sull'autostrada è venuto l'arcobaleno e poi sul cofano della macchina, ma aveva toccato. Allora ho chiamato Celentano e ho detto: guarda, cantala così come l'ho scritta. Allora, Caporaso ha scritto un libro che si chiama Il potere dei morti, che hanno sicuramente più potere di noi. Se te l'hanno dettata non è che la puoi cambiare, evidentemente. No, ma poi è venuto, si è verificato il fatto che io avevo scritto perché diceva una stupidaggine, invece si è verificato il fatto, per cui se tu ci pensi è una cosa incredibile. Adesso ce lo sentiamo l'arcobaleno. Bella. Io sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto il tempo di salutare. Istante breve, ancora più breve, se c'è una luce che trafigge il tuo cuore. L'arcobaleno è il mio messaggio d'amore. Può darsi un giorno. È molto bella questa canzone. Ascolta solo musica vera. Ascolta solo musica. Giacomo Leopardi, che era abbastanza bravo a scrivere, converrai, no? Si raccomandava sempre ai poeti di ascoltare la musica popolare, perché diceva lì c'è l'italiano allo stato nascente, allo stato sorgivo. Quindi già Leopardi capiva che non c'era questa differenza di livello artistico tra la canzone. Anche Proust l'ha detto. Anche Proust, cioè, ma tutti i grandi scrittori sanno che nella canzone popolare c'è una grande capacità artistica, non c'è mai stato snobismo in questo senso. Adesso però c'è una canzone che sapete sicuramente e la si canta insieme, perché il nastro rosa. Sì, che nasce da un fatto vero, una storia vera. Ossia, io ho conosciuto una persona con la quale ho avuto una storia, una donna. Beh, il nastro rosa un po' si capiva che... Ce l'hai un po' con rosa, no. Tu, eh? Non contro le donne. È che questo rosa torna, le mutande rose, la nostra rosa. Che quando io faccio le serate, no? C'è sempre a un certo punto una donna anziana che dice: un'altra! Perché racconto un po' delle storie che ho vissuto, no? Allora, tengono il conto. Allora tengono. Io a quel punto lì mi difendo e dico: come io sono qui che vi racconto la storia della mia vita, io vi dico la verità, anche non mi vergogno, e voi invece tutti lì, tutti angioletti, verginelle? Allora sempre un'altra vecchia dice: ha ragione! Questo è capitato tutte le volte, è una cosa allucinante. Vabbè, adesso comunque questa storia vera è che questa persona, che io mi ero fatto un'idea di com'era, era tutto chiaro, se n'è uscita di colpo
con una affermazione volgare che mi ha stupito, mi ha sconcertato, e ho detto: ma se ha detto questa cosa che non avevo previsto, chissà quante altre non le so. E ha scritto questa canzone che si chiama Il Nastro Rosa. Sentitela. Beh, è un onore cantare con te queste canzoni, è bello, è bello. Grazie. Non capita tutti i giorni, a volte si tocca cantarle con Mamo, figurati, invece stavolta ci possiamo cantare. Allora, abbiamo in programma una canzone che adesso è un classico, che io sono, però sono curioso, penso come tanti altri, come ha fatto a venirti in mente I Giardini di Marzo? È la storia della mia infanzia. Parla prima della mia infanzia e poi invece... Cioè il carretto dei gelati c'era veramente? C'era veramente. Passavo, io abitavo nell'ultima strada di Milano, la prima della campagna, e da una parte c'erano le case, la mia casa era l'ultima, e davanti alle case c'erano i campi di grano turco. Per cui noi bambini entravamo, facevamo le stradette, facevamo le camerette, distruggevamo un po' il grano turco. E ogni tanto passava una macchina ogni due o tre giorni, e però ogni 10 giorni arrivava il carretto con le 3 ruote, no? Che col dentro gelato che si apriva, e tutti i bambini correvano a farsi dare i soldi, costava 10 lire, 10 lire costava il gelato. E io, però dopo il 21, io sapevo che mio papà prendeva stipendio al 26, e a 21 non me li dava più mia mamma i 10 lire, allora non ci andavo neanche a chiedergli se arrivava dopo il 21. E mi ricordo queste cose, mi ricordo che i miei amici vendevano i libri, mettevano i libri vecchi, li vendevano, io non avevo il coraggio e rimanevo a cercarlo, però non avevo il coraggio di mettere i libri per terra. Insomma, tutte queste immagini, e poi ho inserito questa storia, no? Di questa storia che poi mi sono separato da mia moglie, che era una persona meravigliosa, in realtà la prima moglie. E le voglio ancora molto bene, però la persona sbagliata non era lei, ero io, che ero immaturo. Ma io ero immaturo perché mi hanno fatto sposare i genitori, si erano messi insieme, siccome lo sapevano che eravamo fidanzati, ci ha fissato la data delle nozze. L'ha fissato i genitori? Io non avevo il coraggio di dire di no, come facevo. Ci sei trovato lì, insomma. Mi sono trovato lì e mi sono sposato, capito? Ma non che non andasse bene la donna, era bravissima. Ero io che ero un bambino, un bambinotto dell'asilo. Non avevo avvisato. Ma non avevo... Non ero maturo sufficiente, quindi è per quello che l'ho lasciata per correre dietro con i capelli rossi. Un'altra! Un'altra! Lasciamo, un'altra! Allora, questa la cantiamo insieme sicuramente, Giardini di Marzo. Passava e quell'uomo gridava gelati al vento. Questa canzone tutte le domeniche, o quasi tutte le domeniche, all'Olimpico a Roma la cantano in 70.000, perché è l'inno ufficiale della Lazio. Quindi se voi andate allo stadio sentite 70.000 persone che cantano questa canzone. Diciamo che a Bologna possiamo migliorare un po', insomma, sulla canzone si può fare qualcosa di meglio, speriamo. Però è bello questa cosa. Ti voglio fare una domanda proprio su come finisce questa canzone. Il coraggio di vivere ancora non c'è. Adesso hai vissuto a lungo. Allora,
coraggio di vivere arriva quando si ha il coraggio di affrontare la morte. Perché così è chiaro che noi abbiamo paura di morire, ma è anche chiaro che sarebbe, pensate che se noi fossimo immortali, che disastro, sarebbe molto più se ti dicessero tutti muoiono tranne te che sei immortale, pensate che disastro. Vivere una vita, vedere morire tutti e tu sei sempre lì, cioè, non sarebbe peggio? Viviamo la vita naturalmente, accettiamo la nostra sorte, no? D'altronde, secondo me, non dobbiamo aver paura della morte. Siamo nati, abbiamo trovato la mamma, il papà che ci hanno curato, è tutto, è giusto il mondo, è fatto in un modo giusto. Non dobbiamo aver paura. Chi ha fatto il mondo non ci riserva brutte sorprese. Questo è il coraggio. Grazie. Abbiamo un'altra canzone tra le più sofisticate, forse. L'emozione non ha voce. Io non so parlare d'amore, l'emozione. C'era Manzoni che parlava dell'Italia come un volgo disperso che nome non ha. Poi arrivano quelli che fanno le canzoni, non l'inno di Mameli, le canzoni, e la gente le canta insieme. Quindi il fare canzoni è anche ricreare un popolo, no? Quando tu prima dici la parola pop è importante, non indica un livello del consumo, dello spettacolo. La parola pop indica il fatto che ci sono delle energie che rimettono in mezzo ancora la possibilità di sentirsi popolo, cantando anche delle canzoni insieme, rimanendo diversi, però sentendosi insieme. Questo credo che sia una delle cose più importanti che le esperienze artistiche come la tua hanno donato e continuano a donare, cioè il fatto che ci si possa sentire insieme quasi senza motivo, o forse per un motivo molto profondo che le canzoni fanno sentire, che le canzoni fanno tirare fuori, come in questo caso. Adesso ci avviciniamo a una delle canzoni più famose, però prima di questo io volevo farti una domanda anche un po' personale. Siamo nella città di Lucio Dalla, che è stato un grande amico, un grande autore, Lucio Dalla, e che ha lasciato un segno anche nella canzone. Io non so che rapporti avete avuto, non abbiamo mai parlato, però mi interessava un tuo pensiero, un tuo giudizio su una figura di autore anche così generoso come è stato Dalla, perché è stato un autore molto generoso anche con gli autori più giovani. Prima a tavola si parlava con alcuni amici più giovani che vogliono fare canzoni, che vogliono fare i cantanti o suonare. E certo, in tutte le arti, se non c'è qualcuno un po' generoso che offre la sua disponibilità agli altri, come per me è stato Mario Luzi o Giorgio Caproni, i grandi poeti, se non c'è qualche adulto un po' generoso, l'arte non cresce. E Dalla è stato così per tanti. Però volevo un tuo parere su questo. Sì, lui era un grande artista. Come tanti grandi artisti, è morto troppo presto. Nel caso della canzone che hanno cantato lui e Morandi insieme, devo dire che mi chiesero di cambiare, perché la canzone Vita non si chiamava Vita, si chiamava Cara, perché era dedicata ad una donna che avevo conosciuto, una donna che aveva compiuto delle azioni che non si potrebbero raccontare e che lei, perché era come una bambina, mi ha raccontato. Per cui c'era qualche cosa che strideva
nella sua vita, ma nello stesso tempo io ho capito che lei era pura, ingenua, completamente, perché se no non mi avrebbe mai raccontato questo che mi ha raccontato, no? E quindi diciamo che ho vissuto un momento, e loro, siccome erano due uomini, non si sentivano di cantare la parola cara, no? E allora hanno detto, possiamo chiamarla vita, ma è stata tutta sconvolta però il testo, perché se tu canta cara, in te ci credo, no? Le debbie si diradano e ormai ti vedo, tu così pura da non conoscere l'arte di difenderti, capisci? Sentite che com'era più toccante il fatto che una persona fosse così ingenua di raccontare delle cose che avrebbe fatto una figura bruttissima, no? E che non le vedeva come poi l'avrebbero giudicata, no? E quindi c'era tutta questa, come dire, non si può dire ammirazione, ma questa, come dire, considerazione per questa innocenza. Perché io ho scritto una frase, sono due parole, l'innocenza è la perfezione, è Dio. Ti piace? Non è male. L'innocenza è male. È la perfezione, non è male. Adesso poi ti faccio finire dopo con una delle tue poesie brevi, dei tuoi aforismi poetici, poi finiamo con questo. Però... Allora, se vuoi che ti racconti, se vuoi che anticipi questa canzone che conoscete tutti, ma non sapete perché l'ho scritta. Esatto. Allora, la canzone si chiama Il mio canto libero. Allora, fa parte delle mie avventure amorose. Ecco. Allora, cosa è successo? È successo che io, quando vi ho detto i genitori avevano deciso il giorno in cui ci dovevamo sposare, io spaventatissimo, non sapevo cosa fare, perché sapevo che ero immaturo. Infatti, proprio perché ero immaturo, cos'è successo? Che dopo 2 anni che mi sono sposato con una donna bravissima, bellissima, che aveva tutte le qualità, è passata una rossa di capelli, mi ha schiacciato l'occhio e io come un cretino ho lasciato la mia moglie. E allora... Le rosse sono così. Allora, cosa succede? Succede 50 anni fa, quando tu ti separavi, non ti parlava più la gente. Gli amici li perdevi tutti, nessuno ti parlava. Io, per poter, siccome non ci parlava nessuno, eravamo da soli, io ho affittato un mulino in Brianza, in mezzo ai boschi, un po', non era nuovo chiaramente, e abbiamo fatto un po' mettere a posto e siamo andati a abitare lì. Allora, in un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. Adesso, se sentite la canzone, capite tutte le parole che prima non potevate perché non conoscevate la storia. La canzone per la rossa. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità è perdona a noi,
e limpida è l'immagine. Ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di vero amore, e riscopro te, dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo mi avrai. Se tu lo vuoi. Da 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 da. Cadendo lascia il quadro immacolato e s'alza un vento tiepido d'amore, di amore, e riscopro te. Aspetta, non è ancora finita. Allora, intanto, siccome è bello finire cantando insieme, adesso facciamo una piccola conclusione, poi l'ingegnere Bernardi va a dire i saluti e magari gli appuntamenti prossimi, e poi finiamo con una canzone insieme, un bis, no? Però questo bis dovete chiederlo voi, cioè pensate quale canzone volete. Poi dopo al mio via cominciate a urlare il titolo e quella che si sente di più la facciamo fare, va bene? Però prima facciamo una conclusione più seria di questa cazzata finale che mi sono inventato, no, per cantare insieme. No, dicevo prima, tu scrivi anche queste brevi poesie aforistiche. Allora io ti chiederei di finire, io ti regalo un verso mio e tu mi regali una tua poesia, facciamo così. Io ti regalo un mio verso molto semplice, che hanno appeso l'altro giorno a Torino in un palazzo, l'hanno usato come installazione urbana, e dice così, che un po' c'entra con quello che ci ha raccontato: amare è l'occupazione di chi non ha paura. Bella. Tu invece cosa ci regali? Allora devo dirne una io? Va bene. È una piccola cosa, l'offerta silenziosa dell'albero. Se mi fai compagnia ti regalo la mia ombra. Bene. In questo omaggio alla compagnia, che è sempre importante, allora invito l'ingegnere Bernardi a concludere la serata e darci l'avviso. Intanto poi preparatevi che poi parte la richiesta del bis. Beh, intanto ringraziamo ancora Giulio in Arte Mogol, Giuseppe Barbera, Massimo Satta e Davide Rondoni. Sì. Intanto lo dico anche perché ci sono un po' di cantanti nascosti nell'ombra, l'idea è che uno dei prossimi appuntamenti
di questo piccolo teatro dell'arte del cuore, lo dedicheremo anche alle canzoni di tante persone che sono tra noi, ma rimaginandoci una serata da qualche parte, ma lo dico, succederà a settembre, ottobre, insomma, state in occhio. Allora adesso al mio tre, dovete dire la canzone che volete come bis, chi urla più forte vince, è semplice, c'è una cosa. Aspetta, al tre, vedi, se subito, ti squalifichi subito. Allora, al tre, uno, due, tre. Aspetta, non ha vinto nessuno, rifacciamo, non vale, così. Rivediamo se qualcuno prevale, se no decido io ovviamente. Uno, fate i furbi, uno, due, tre. La canzone del sole. Sole. Si sentiva nettamente meglio quella. Finiamo con questa, grazie a Giulio davvero di essere stato con noi. Grazie davvero. Le bionde trecce, gli occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue. Due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi, cosa vuol dire sono una donna ormai? Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Che importa tanto, tu non me lo dirai, purtroppo. Ma ti ricordi l'acqua verde noi, le rocce bianco in fondo? Di che colore sono gli occhi tuoi? Se me lo chiedi non rispondo. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra. Un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E improvviso quel silenzio fra noi e quel tuo sguardo strano. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai, non so chi sei, non so più chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo, ma ti ricordi le altre.